Sant'Orso, Marmolada, mercoledì il funerale di Tommaso Carollo. La compagna ferita, passano i giorni ed è sempre peggio. Alessandra De Camilli probabilmente potrà seguire dallo schermo di un computer il funerale di Tommaso Carollo, morto vicino a lei in Marmolada quando è rimasta ferita. Il triste appuntamento è fissato per mercoledì 20 luglio con l'addio all'alpinista 47enne celebrato alle 10 nel Duomo di Thiene. Il nulla osta della Procura di Trento è arrivato a 2 settimane dalla tragedia che è costata la vita a 11 persone, nella quale la scledense De Camilli ha riportato gravi fratture, ma è rimasta viva. Anche se, come lei stessa ha dichiarato, passano i giorni e sempre peggio, manchi tantissimo. Ora sei nella luce, sei nel vento, il mio impegno ci manchi, ma hai tracciato una strada che seguiremo. È quanto i familiari hanno voluto scrivere nel necrologio che annuncia il funerale, che unisce tutte le persone, il figlio, i familiari, la compagna, gli amici, i colleghi che gli daranno l'ultimo saluto. Alessandra De Camilli, la compagna ferita e miracolata nella tragedia accaduta domenica 3 luglio in Marmolada, pensa sempre a Tommaso, che su quella montagna ha perso la vita. È stata trasferita giovedì dall'ospedale Santa Chiara di Trento a quello di Sant'Orso vicino casa. I suoi pensieri sono sempre lì vicino al suo compagno che, gridandole via dopo aver sentito il boato della montagna, potrebbe averle salvato la vita. A Schio ad aspettarla la famiglia, i suoi amici. Non ci sarà Tommaso, il suo compagno, che nella regina delle Dolomiti è morto travolto dalla stessa valanga di ghiaccio e roccia che ha fratturato metà corpo ad Alessandra. Dopo 10 giorni in ospedale a Trento è arrivato il giorno del trasferimento all'ospedale di Sant'Orso, ha raccontato giovedì Alessandra. Sono stati giorni particolari, trasportata qui in elicottero dal ghiacciaio della Marmolada in stato di shock, domenica operata subito d'urgenza. Ha ricordi frammentari di quel pomeriggio e della prima notte.